realizzazione di un momento così impegnativo di riflessione, su che taglio dovevamo meritare per la circostanza? Il luogo, il momento, il giorno, le personalità da invitare e anche come dedicare questa riflessione? Che tipo di cammino incoraggiare? Mi sono aiutato con un pensiero di Santa Caterina da Siena, che si è occupata di fede ma anche di città. E lei ci ha lasciato come insegnamento questa certezza. Intanto che le città sono fatte di strade, di ponti, di chiese, di scuole, ma sono fatte anche di progetto e di memoria. Questa è una città ambiziosa dal punto di vista dei progetti individuali e collettivi, ma a volte lenta, pigra, superficiale per quanto riguarda la memoria. Allora la prima necessità, noi dobbiamo ristabilire il valore della memoria, organizzando riflessioni, non attivando risentimento, organizzando riflessione. Allora il primo obiettivo da conseguire è rimettere in fila le questioni: chi, cosa, perché, quando, e poi cercare di capire da allora, sono passati 22 anni, cosa c'è stato nell'intermezzo. Sono molto interessato e starei per dire di nuovo soddisfatto per gli interventi intervenuti, perché si legano, consentono una fotografia che può facilitare un giusto livello di riflessione e può meritare domani anche le condizioni per tornarci sopra sul piano del patrimonio normativo. Noi non dobbiamo dare luogo a norme a seguito della emotività, né in un senso né in un altro. Ho visto in questa bella platea, secondo me anche educativa perché è al centro di tre palazzi, qui c'è modo di concepire progetti tecnici che ingrandiscono e migliorano la città. Lì si amministra la decisione pubblica e c'è l'incontro tra portatori di interessi e decisioni. Lì c'è lo Stato nella sua declinazione territoriale. La riflessione in questo pezzo di piazza vuole dire che noi vogliamo volgarizzare i fatti, renderli su misura di tutte le persone. E tra le persone qui c'è il rettore dell'Università di Teramo, un pescarese prestato a Teramo, e il presidente dell'Associazione dei Filosofi d'Abruzzo, il professore Tatasciore. Questo mi aiuta a ricordare un altro insegnamento. Hannah Arendt ci ha detto che noi siamo fatti per ricominciare ogni volta, non per finire. E volendo ricominciare nel cercare di capire, anche di demitizzare, perché noi dobbiamo demitizzare quando a un imprenditore, a un cittadino, a un libero professionista, a un amministratore locale pubblico accade l'avviso di garanzia. Noi dobbiamo assumere l'abitudine a demitizzare. Io non so se c'è tempo e se ho la lucidità per dirvi che cosa ho fatto io per demitizzare a mio vantaggio gli avvisi di garanzia che ho ricevuto. Ve lo dico in un minuto, sapendo che ci vuole più tempo. Ho detto: ma se io fossi un pesce che stava sott'acqua e siccome l'avviso di garanzia lede, perché lede in ragione della forza della pubblica opinione, dovrebbe entrare in acqua e raggiungermi sott'acqua e quindi perderebbe quell'efficacia, ho dovuto tornare ad essere bambino, ho dovuto quasi fanciullesizzare la vicenda per cercare di non farmi cancellare, azzerare, per cercare di non perdere la forza, e mi sono imposto, anche grazie ai consigli di mio padre, di non essere mai irrazionale, di trovare la forza per impegnarmi, studiare i fascicoli, i dossier, continuare a lavorare e organizzare anche occasioni di impegno pubblico, così come nella mia vita è sempre stato. Ho conosciuto una solitudine diversa dall'atteggiamento solitario. Migliaia di persone mi circondavano, mi hanno sempre accompagnato, però dentro di me sentivo la solitudine del dolore, della gravità della questione e del fatto che probabilmente quello che si narrava e si rappresentava era più grande e demolitivo di ciò che c'era. Non ho mai abbandonato l'idea che l'ordinamento ha bisogno di regole, di procedure di accertamento della verità, e io sono la prova vivente che l'ordinamento dentro di sé ha le garanzie per far emergere la verità. Però c'è la questione della narrazione pubblica, che chiede regole, chiede la posizione di limiti, ma tutto si risolve con le leggi.
c'è la questione, c'è la realtà, dalla questione si genera la legge. La legge, quando incontra la condotta pubblica e individuale, si trasforma in norma, che poi dà luogo al diritto. Ma tutto lo vogliamo risolvere con leggi nuove, con norme che si inverano? O non c'è anche un fatto della pubblica opinione, della cultura civica, della civiltà delle persone, facendo in modo che si tematizzi anche, che si entri nel merito, che si dia misure e proporzioni alle questioni? Su questo io penso che ci debba essere appuntato l'altro obiettivo di questa iniziativa, ed è questo il modo per cui Valterio Cirillo, col suo gesto estremo davanti ad una esperienza estrema, non è stato inutile. Io colgo le tracce di una riflessione che si sta ponendo a Pescara. C'è un giornale che si pone queste questioni da dentro e da fuori. Abbiamo la fortuna di avere una responsabilità elevatissima dello Stato, che ha i natali in Abruzzo e conosce questa storia, e che oggi è qui, Legnini, e può raccogliere anche da questa giornata degli elementi di appunto che possono entrare nella sua agenda e su questo organizzare un lavoro. Io concludo dicendovi quello che adesso provo a rappresentarvi. La vita pubblica ce lo hanno insegnato i nostri grandi maestri di cultura civile, giuridica, istituzionale, fatta di equilibri, è fatta di bilanciamenti, è fatta di questa straordinaria infrastruttura che è il senso del limite. Il senso del limite interviene se c'è poi la disponibilità a porsi le domande. Quando uno si pone la domanda, realizza l'eticità della sua vita. Che succede se faccio questo? Che succede se scrivo questo? Noi dovremmo anche riabilitare il valore della domanda, dell'interrogativo. Dove va a finire questo che io scrivo, questo che io realizzo, questo che io enfatizzo? Su questo io non penso che sia salvifica soltanto, diciamo, la forza della norma nuova. Dobbiamo lavorare anche sull'intelaiatura della consapevolezza, della conoscenza, sulla intelaiatura del discutere tra noi di questioni che valgono, e questa è una questione che vale a Pescara. Pescara è una bella città, lo dicevo prima al procuratore aggiunto Rossi, ed è interessante avere il punto di vista di un estraneo per ragioni geografiche, ma di uno interno per ragioni professionali, perché poi c'è, diciamo, un'interna corporis a Roma capitale che ci aiuta ad avere lenti oggettivamente utili. Bene, dicevo a Nello Rossi, al procuratore aggiunto di Roma, questa è una città veloce, dinamica, intraprendente, che non deve avvertire fastidioso entrare nel merito in profondità di ciò che accade, perché io penso che su questo c'è la via di uscita. Un grande abbraccio alla famiglia Cirillo, alla sua signora, ai suoi figli e a coloro i quali hanno saputo essere vicini in quei giorni. Grazie al Presidente D'Alfonso. Adesso io do la parola al Dottor Pasquale Fimiani, che è sostituto Procuratore Generale presso la Corte Cassazione, cioè là dove i processi finiscono, perché spesso anche su questo si interroga l'opinione pubblica, ovvero processi che magari partono in maniera roboante e poi invece finiscono in tutt'altro modo. Credo che sia un punto di vista molto interessante. Prego, Dottor Fimiani. Ma dunque, il punto di vista di un magistrato della Cassazione qui si collega anche al punto di vista di un cittadino pescarese. E devo dire che non vorrei ripetere quello che hanno detto brillantemente i miei colleghi, il problema lo conosciamo tutti. Penso che noi come pubblica opinione dobbiamo tutti chiederci perché un certo tipo di notizia stuzzica il nostro interesse, un certo modo di alimentare il sospetto stuzzica l'interesse di tutti, un certo modo a volte anche ipocrita di considerare la questione. Da un lato si fa riferimento ai massimi principi, dall'altro a volte e non di rado si sorride, si ipotizza, si ricama, e questa è una cosa che è frequente, ed è tanto frequente che in un recente incontro che c'è stato tra il Papa ed i penalisti, l'Associazione Internazionale dei Penalisti, ad ottobre 2014, io c'ero, ve lo posso raccontare, il Papa ha parlato con uno sguardo profetico su questo e come molte altre questioni, di
di populismo penale. Che cos'è il populismo penale? In due parole, dice il Santo Padre. Attenzione, nella nostra società ci sono ancora dei fermenti di una società atavica, nella quale la vendetta, nella quale la punizione massima era vista quasi con soddisfazione. Sono dei lampi nella nostra società, e voi questo intervento lo potete trovare perché è disponibile su internet, che alimentano un senso di condanna a prescindere e che serpeggia a volte nella nostra società. Vi leggo due righe. Dice il Santo Padre: non si cercano soltanto capri espiatori che paghino con la loro libertà e con la loro vita per tutti i mali sociali, come era tipico nelle società primitive, ma oltre a ciò talvolta c'è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici, figure stereotipate che concentrano in se stesse tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose. I meccanismi, attenzione, questo mi sembra un passaggio importante, di formazione di queste immagini sono i medesimi che a suo tempo permisero l'espansione delle idee razziste. Allora qui stiamo discutendo di questioni veramente importanti, e quindi dobbiamo chiederci cosa si può fare veramente perché il populismo penale sia superato o sia quantomeno ridotto nei suoi effetti. Anche sui giornali di oggi noi ne abbiamo esempi continui di quello che significa nell'ambito della pubblica informazione. Certamente non deve essere la giustizia o la magistratura a farsi carico delle cause di quel malcontento che alimentano quello spirito di rivalsa, quello spirito a volte anche di vendetta, che si esprime attraverso il desiderio di vedere nella pena la soluzione dei problemi. Certamente non può essere la giustizia. Le cause vanno rimosse le cause creando delle procedure trasparenti, creando dei criteri di selezione della classe dirigente che assicurino garanzie di serietà, di professionalità. Occorre quindi intervenire a monte, occorre intervenire nelle scuole, occorre intervenire, come diceva il collega Zaccagnini, attraverso un percorso di formazione che porti la nostra società ad essere più matura. Perché guardate, parlo ora da un punto di vista professionale, questioni che riguardano da un punto di vista di responsabilità disciplinare, magistrati che parlino dei processi o magistrati che diffondano in modo improprio notizie sui processi, sono molto, molto minime nell'ambito delle varie questioni che riguardano la responsabilità cosiddetta disciplinare dei magistrati. Sono veramente minime. È l'intero mondo dell'informazione, l'intero mondo mediatico. Pensate anche ai processi, che è un altro fenomeno che ora sta emergendo. I processi, non tanto in materia di pubblica amministrazione, ma di criminalità ordinaria, i casi Amanda Knox e simili, che si fanno in televisione, parallelamente ai processi che si fanno nelle aree di giustizia. Tutto questo mondo mediatico ha degli effetti sia sul mondo dell'informazione, ma anche sul mondo della giustizia. Da un lato sovraespone il giudice ad una situazione che è impropria, e dall'altro mette il mondo dell'informazione anche di fronte alla necessità di rapportarsi con una pubblica opinione che chiede, per alimentare quei sentimenti atavici che il Santo Padre ben ha individuato. Allora io penso che, al di là del ruolo che ciascuno svolge, noi come cittadini dobbiamo chiederci: occorre fare qualcosa? Occorre, anche nella memoria dell'architetto Cirillo, che oggi qui ricordiamo, pensare che tutta questa materia tocca le persone, tocca l'animo delle persone, che a volte sono più forti, a volte sono più fragili, a volte si sentono isolate, a volte vengono emarginate, a prescindere, appena una notizia si diffonde. E quindi tutti, penso, dobbiamo fare un salto culturale ed impegnarci perché si possa andare avanti. Grazie. Grazie dottor Fignani. Prima si parlava di memoria, il Presidente lo ha avvocato, io credo che la memoria richieda anche di contestualizzare
infatti, credo che bisogna anche riandare a quei giorni appunto del 93, del 94, della stagione di Mani Pulite. Io non voglio difendere la mia categoria, ma credo che ci fosse anche una forte spettacolarizzazione da parte di alcuni magistrati che poi hanno costruito carriere politiche importanti su quegli anni e che alimentavano sicuramente un clima da palcoscenico, perché questa credo che sia la verità storica ed è stata più volte riaffermata. Il dottor Nello Rossi, che è qui a fianco a me, dal 94 è in procura a Roma, adesso sta seguendo indagini importanti come Roma Capitale, ma credo che soprattutto abbia vissuto in prima persona in un tribunale e in una procura sicuramente in prima fila come Roma assieme a Milano in quella stagione, quindi credo che ci possa dare un punto di vista molto importante. Prego, dottor Rossi. Grazie. È una bella cerimonia civile nella quale si rende onore a un cittadino, ma è anche, e credo che le cose che sono state dette da chi mi ha preceduto l'hanno reso chiaro, è anche un'occasione di riflessione a partire da un'esperienza drammatica, che certo non dimentichiamo, ma è un'occasione di riflessione sul nostro mestiere di magistrati, sul mestiere dei giornalisti e sul processo penale. Perché non dobbiamo mai dimenticare che nel processo penale sono in gioco valori fondamentali dell'individuo, di ogni persona, di ognuno di noi: la libertà personale, l'onore, la reputazione, cioè le cose più preziose per una persona. E proprio per questo, quando si tratta la materia incandescente del processo penale, tutti coloro che hanno a che fare con questa materia incandescente, siano magistrati, siano giornalisti, devono ispirare la loro azione a un principio di cautela, di precauzione. Ma voglio dire, cioè, che nessuno può chiedere a magistrati e giornalisti di non fare con la necessaria incisività il loro mestiere, ma gli si può chiedere, io credo, di agire costantemente secondo regole di verità e di correttezza. E qui soprattutto cerchiamo di riflettere su quali parole si usano per raccontare la giustizia penale, perché questo è un punto fondamentale. Le parole possono essere appunto dolorose, possono essere fonte di drammi, come è accaduto in questa occasione. E dobbiamo chiederci che rapporto c'è fra la narrazione che i giornali, che i media fanno della nostra azione e il processo, il codice penale, quello con, lo strumento con il quale lavoriamo. Io credo che per una volta noi non possiamo rimproverare il nostro legislatore, perché il nostro legislatore nel codice di procedura penale ha usato una serie di estreme cautele. Non voglio fare un discorso tecnico, però chiunque legge le norme del codice vede che si usano parole differenti per le indagini e per il processo. Si dice che c'è un indagato nella fase delle indagini e che c'è un imputato solo dopo che è iniziato l'azione penale. Si dice che ci sono mezzi di ricerca della prova nella fase delle indagini e che la prova si forma nel dibattimento. Si fa riferimento al contraddittorio come metodo fondamentale, cioè contraddittorio fra accusa e difesa, non la verità unilaterale di una parte come mezzo per arrivare alla verità. Quindi il legislatore queste cautele linguistiche le ha usate, e le ha usate per ricordare a tutti i cittadini, all'opinione pubblica, delle verità fondamentali, cioè che essere indagato è vicenda che può accadere a chiunque. Io sono stato indagato, mi ha denunciato l'avvocato di Licio Gelli perché ero il pubblico ministero che stava facendo quel processo, sono stato indagato, voglio dire, chiunque può essere indagato, si può essere indagati anche senza saperlo, insomma, è cosa diversa avere un giudizio, ma soprattutto conta il dibattimento, conta il momento di accertamento della verità. Queste cose il nostro codice di procedura le ha dette, e quindi è colpevole dimenticarle, è colpevole dimenticarle da parte dei magistrati ed è colpevole dimenticarle da parte dei giornalisti nel raccontare le vicende giudiziarie. Certo, nel codice c'è anche un linguaggio apparentemente più aspro, perché il processo è conflitto, ma è conflitto regolato, non è feroce duello, non è scontro fra le parti, è conflitto regolato. Anche lì le parole, si parla di conflitti, di contrasti, di contraddittorio, ma è un conflitto regolato che la legge vuole appunto che non debordi mai in scontro personale. E invece anche questo viene spesso dimenticato nella narrazione giornalistica, per cui le parti del processo sembrano dei feroci duellanti impegnati in uno scontro personale, insomma, e le persone coinvolte nel processo si vedono raggiunte anticipatamente
da un giudizio negativo. Questo perché? Perché spesso appunto nel racconto dei processi, ma soprattutto delle indagini, perché se mi permettete, oggi si raccontano le indagini e non si raccontano i processi. Questo accade perché è uno dei tanti effetti negativi della lunghezza dei processi, perché se un processo dura per anni, si interrompe, se ci sono lunghi rinvii, diventa una vicenda che non si può più raccontare, che i giornali, mentre invece l'indagine, soprattutto nel momento in cui sfocia in misure cautelari, sembra un racconto compatto e quindi il giornalista la racconta. Anche questo è un effetto negativo, perché in altri posti invece è importante rappresentare correttamente, certo non anticipandolo in televisione, il processo, perché quello è il momento in cui si può raggiungere la verità. E quindi direi che magistrati e giornalisti devono certo anche chiedere nuove regole, ma soprattutto devono adottare nuove prassi. Guardate, ci sono dei campi in cui è necessario chiedere al legislatore di adottare nuove regole. Sapete che da tempo si parla, diciamo, nel nostro paese della diffusione di intercettazioni che attengono alla vita privata, che non hanno niente a che fare con la materia del processo, che sono puro gossip, eppure escono sui giornali. È giusto in questo campo introdurre, almeno a mio avviso, un divieto, un vero e proprio divieto di pubblicazione. Il Parlamento ci sta lavorando, io non entro nel merito. Una sola notazione voglio fare. Io credo personalmente, anche alla luce della mia esperienza di rapporti con la stampa e di processi anche per diffamazione nei confronti dei giornalisti, io penso che la via migliore sia introdurre sanzioni economiche anche molto severe per i giornali che pubblicano intercettazioni non rilevanti, per i quali c'è un divieto di pubblicazione, e non invece procedere, come pure qualcuno ipotizza, immaginando pene draconiane per i giornalisti che violano il divieto da 2 a 6 anni. La mia esperienza è che se venissero introdotte norme di questo genere, finiremmo col creare, perché sarebbero insieme, diciamo, misure odiose insieme e inefficaci, si creerebbero martiri laddove invece ci sono magari responsabili di una violazione del divieto. Credo che lo strumento più efficace, quello che si usa in altri paesi, sia quello di sanzionare economicamente, di creare una deterrenza, una controindicazione ai giornali a violare norme di questo tipo. Ma soprattutto, e qui chiudo, serve che le categorie interessate, i magistrati, perché non mi voglio tirare fuori, in questo caso si è detto ed è importante, i magistrati non hanno responsabilità, hanno agito correttamente, ma troppo spesso accade che anche il magistrato, soprattutto il magistrato del pubblico ministero, sull'abbrivio delle indagini, in qualche modo stimolato dal fatto che ha fatto delle scoperte, presenti come verità, quando non lo sono, i risultati della sua unilaterale indagine. Questo non può essere. Occorrono regole e codici etici, che ci sono, occorre che vengano seguite per i magistrati, occorre che altrettanto i magistrati, i giornalisti seguano gli interessanti, importanti, gli alti, elevati codici etici che hanno fatto. Senza di questo, senza un rispetto vero delle regole, io credo non se ne esce, non invocando solamente nuove norme. Io credo che se queste due categorie, che sono importanti, magistrati e giornalisti, sono poteri di controllo, insomma, no? Se riusciranno ad adeguare la loro azione a questi canoni, effettivamente si potrà avere rispettare quel principio di precauzione nei confronti del cittadino che è importante seguire. Anche perché, vi dico, magistrati e giornalisti, diciamo, hanno in comune un dato, che da un lato individualmente, presi come persone, sono dei soggetti deboli. I magistrati in fondo sono degli stipendiati dello Stato, i giornalisti sono dei dipendenti di grandi imprese, sono soggetti deboli rispetto a poteri, alle grandi concentrazioni di potere economico, e quindi sotto questo aspetto vanno tutelati. Sono soggetti che possono esercitare nei confronti del singolo cittadino uno straordinario potere, possono avere un effetto anche negativo o drammatico sulla loro vita, proprio perché rispetto al singolo non sono più soggetti deboli, ma sono soggetti dotati di potere. Quindi vanno da un lato tutelati e dall'altro responsabilizzati, e dall'altro
sempre più resi consapevoli della loro funzione. Se momenti come questi, se moniti dolorosi come questa vicenda, se l'onore che viene reso a questo cittadino intitolandogli questo largo possono servire a far capire a tutti quanto sia importante l'autodisciplina, l'equilibrio, credo che sono occasioni civili che meritano di essere considerate con grande attenzione. Grazie dottor Rossi. Prego, sindaco, un momento prima dell'ultimo intervento. Omaggio floreale alla moglie di Valterio Cirillo. Allora, come era stato annunciato, conclude il vicepresidente del Consiglio Superiore Giovanni Legnini. Grazie. Ci sono molti spunti, uno solo, forse il più banale, credo che sia molto bello discutere di questi temi non in convegni tra addetti ai lavori al chiuso di appunto stanze riservate a magistrati o a giornalisti, ma in una pubblica piazza, peraltro appena intitolata a un personaggio che fu toccato direttamente da una vicenda di questo genere. Prego. Condivido totalmente questa sua sottolineatura, direttore, ed è una delle ragioni del grande apprezzamento per questa bella e importante iniziativa, che, per la quale ringrazio il sindaco Alessandrini e il presidente D'Alfonso che lo hanno voluto, e ovviamente mi unisco anch'io all'abbraccio alla famiglia, alla moglie, ai figli di Valterio Cirillo. C'è stata una riconciliazione, diciamo così, pubblica con la memoria del dottor Cirillo, e le parole dense di significato, anche a tratti caratterizzate da emozioni, del procuratore Mennini ne costituiscono il suggello più alto e importante. Lo ringrazio, ringrazio Pietro Mennini per ciò che ha detto. Da questo momento, da oggi, in virtù di questa scelta, quella cioè di intitolare questa piazza e di ricordare Valterio Cirillo nel modo che stiamo facendo, nel modo giusto, consente a voi di condividere non più solo con i vostri parenti, i vostri amici, la memoria del vostro padre e marito, ma con tutti i cittadini di Pescara della nostra regione. Questo è un fatto molto importante. E voglio ringraziare anche sia Marco Alessandrini che Luciano D'Alfonso per il taglio che hanno voluto dare a questa cerimonia, connotata da sobrietà, intensità di contenuti, di valori, con questa riflessione. Valterio Cirillo non è vittima della giustizia, sarebbe stato facile cedere a questa tentazione, diciamo così, e mi permetto di aggiungere, non è neanche vittima della stampa che fa il proprio mestiere, e però è vittima di quel cortocircuito, di quel rapporto molte volte non sano, non rispettoso dei principi costituzionali, che per una ragione o per l'altra si determina in molte, troppe circostanze. Questo è il cuore del problema, il rapporto tra la giustizia, la comunicazione e i cittadini. Il presidente Zaccagnini ha sintetizzato, richiamando con puntualità e precisione i principi costituzionali, che cosa bisognerebbe fare, verso quale direzione bisognerebbe tendere. Io lo ringrazio anche per tutto ciò che ha fatto insieme agli altri magistrati per la giustizia italiana, abruzzese. Almeno un paio di generazioni di avvocati sono cresciuti con la saggezza, la competenza, la dedizione. Mi dispiace molto dell'annuncio che lui ha fatto di lasciare anticipatamente il servizio. Io sono tra quelli che sono cresciuti in vari uffici giudiziari professionalmente con lui, e ringrazio gli altri magistrati, la dottoressa Tedeschini che si sta facendo carico di una responsabilità importante con equilibrio, con saggezza, per le parole che ha detto, e il nostro giovane, tra i più giovani componenti della Corte di Cassazione, della Procura presso la Corte di Cassazione, per il lavoro che fa, preziosissimo, di magistrato e anche di studioso.
E consentitemi di ringraziare soprattutto il dottor Nello Rossi perché ha accettato di partecipare e per il contributo importante, e mi collego alle sue parole, oltre a tutte quelle che sono state dette, che ha voluto dare a questa circostanza, una testimonianza alta, non di circostanza ma di convinzione. Nello Rossi, lo dico, è uno dei migliori magistrati italiani e poiché le decisioni a breve saranno pubbliche, mi permetto di augurargli un percorso importante, ulteriore, che al netto delle decisioni e del voto libero e motivato del plenum del Consiglio Superiore lo porterà con ogni probabilità ad occupare una delle posizioni di vertice della magistratura italiana. E grazie per tutto quello che ha fatto nel corso di questi anni. E consentitemi un ultimo ringraziamento, spero di non aver il prefetto, il direttore, ma di non aver dimenticato nessuno, il sindaco l'ho già detto, ma un ringraziamento e una sottolineatura a Luciano D'Alfonso, perché anche per lui sarebbe stato facile cedere a una tentazione, diciamo così, che non lo ha investito nel corso di anni difficili. Io con lui l'ho condiviso personalmente e l'ho detto anche pubblicamente. Si può pensare quello che si vuole delle vicende che lo hanno riguardato e che sono state suggellate da una sentenza di assoluzione divenuta ormai definitiva, ma ciò che preme qui sottolineare, perché costituisce un valore per tutti, non soltanto per lui, è il comportamento esemplare che lui ha avuto durante quelle vicende. Non ho mai sentito dire, né in pubblico né in privato, da Luciano D'Alfonso parole contro la magistratura e contro la stampa. Ha affrontato in modo esemplare il processo, come qualunque cittadino deve dover fare quando è investito da un doveroso controllo di legittimità. Poiché non posso intrattenermi a lungo, ma gli stimoli sono stati tantissimi, scelgo un tema e ritorno a quello centrale. Questo rapporto tra la giustizia, la comunicazione e i cittadini, la sollecitazione che faceva Luciano in realtà è stata raccolta da tempo tra gli obiettivi, diciamo così, programmatici, i terreni di impegno che la nuova consigliatura del CSM si è dato via. Questo, affrontare con più incisività questo tema, non è tema facile, lo sappiamo bene, e le parole che sono state dette ne costituiscono un'ulteriore riprova. È difficile contemperare tutti quei principi costituzionali che venivano richiamati, quelli connessi al doveroso esercizio della giurisdizione, all'obbligatorietà dell'azione penale, al diritto di cronaca, al diritto dei cittadini ad essere informati e insieme al diritto all'onore e alla riservatezza. Non era scontato, lo dico a Nello Rossi che è stato membro autorevole del Consiglio Superiore alcuni anni fa, che il CSM assumesse una posizione chiara, netta sul tema di una nuova regolazione delle intercettazioni telefoniche, nessuna limitazione ai poteri di indagine che spettano alla magistratura, nessuna criminalizzazione della stampa, ma la necessità di trovare dentro i meccanismi procedimentali e processuali e dentro il rapporto che deve caratterizzare, improntata a correttezza ovviamente, gli uffici giudiziari con la stampa, una disciplina più alta, rispettosa di tutti questi principi troppo costituzionali, troppo spesso compressi e quasi sempre a sfavore dei cittadini. Questo è un tema che riguarda la magistratura, che riguarda anche il prestigio e l'autorevolezza della magistratura, perché molte volte non è, anzi la stragrande maggioranza delle volte, non faccio una difesa d'ufficio, è così, non è responsabilità dei magistrati se una notizia viene veicolata male, rappresentata in modo non veritiero o lede appunto a volte valori fondamentali dell'individuo, della persona. C'è necessità di una nuova regolamentazione più alta e c'è su molti fronti, è un tema che ha mille sfaccettature, pensate per esempio a quel tempo
scandito dal codice di procedura civile tra la decisione, in particolare la decisione della Suprema Corte di Cassazione, in taluni casi di grandissimo rilievo mediatico, il deposito della motivazione, prescrizioni, assoluzioni, condanne, processi di grandissimo impatto non solo mediatico ma anche contenutistico per l'oggetto dei procedimenti stessi, e per conoscere le motivazioni dobbiamo aspettare, perché lo prevede il codice, 60 giorni, 90 giorni, e i cittadini ricevono un'informazione senza che chi è titolare del potere, del dovere di informarli, possa attingere a informazioni complete. È un problema che occorre affrontare, e lo sappiamo bene noi, la vicenda di Bussi, la vicenda dell'Aquila, la vicenda Eternit, e potrei citarne tante altre anche recentissime. Ne ho parlato col primo presidente, col procuratore generale della Cassazione più volte. Si tratterebbe per esempio di valorizzare quella comunicazione provvisoria che pure è stata immaginata, progettata nella Suprema Corte per poter condividere all'interno succintamente i motivi di una decisione. Ma dicevo, noi ci siamo posti questo tema, e io diffido, e lo dico da chi ha fatto attività legislativa, il legislatore con molta convinzione, diffido dall'intervento del legislatore su questa materia. Diffido perché, lo diceva il dottor Rossi, le norme, i principi nella nostra Costituzione, nel nostro ordinamento ci sono. Il tema è come attuarle, come applicarle, e gran parte dei miglioramenti attesi, necessari, sono realizzabili attraverso un'autoregolamentazione più che attraverso un intervento legislativo. Non parlo delle intercettazioni, parlo del più generale rapporto, e questo riguarda la magistratura, riguarda la stampa. E riguarda la stampa, per esempio, io non ho difficoltà a dire che costituisce una pessima pratica il fatto che i giornali, i mezzi di comunicazione italiani, fanno il titolone di apertura dei giornali quando si apre un'indagine, c'è un avviso di garanzia, e relegano alla 20ª pagina, in un trafiletto, la sentenza di assoluzione. Questa cosa non va bene, non va bene per la stampa, non fa bene alla stampa. Non sempre è così, direttore Tedeschi, non sempre, ma a volte è così. Certamente non lo è per il centro, e lo dico non perché lei è qui, perché lo abbiamo constatato, l'informazione è completa e corretta, io su questo non ho dubbi, ma troppe volte questo accade, troppe volte. E noi come Consiglio Superiore abbiamo deciso di fare in modo che questo tema possa costituire una delle buone pratiche cosiddette da introdurre nella prassi applicativa presso gli uffici giudiziari, ed è un lavoro che faremo in modo molto approfondito. Per esempio, posso già dirvi, perché è già deciso, che ai primi di ottobre terremo un confronto tra una qualificata rappresentanza della magistratura italiana e del mondo della comunicazione, giornalisti e non solo, presso il Consiglio Superiore, insieme alla Scuola Superiore della Magistratura, alla quale abbiamo chiesto anche di organizzare, già lo sta facendo, ma di organizzare di più e meglio attività formative in favore degli uffici giudiziari, dei capi degli uffici o di loro delegati, che hanno la responsabilità di governare un difficile rapporto con il mondo della comunicazione. E vorremmo pervenire, anche con l'aiuto dei migliori magistrati italiani che si sono occupati di questa materia, e ce ne sono per fortuna, con idee, con proposte, con soluzioni, e con l'espressione del mondo del giornalismo e della comunicazione, per venire a una qualche sorta di autoregolamentazione, di protocollo, togliete il nome, insomma, di introdurre una modalità attraverso la quale superare questa situazione di difficoltà, che non può andare avanti più in questo modo. Ripeto, i valori costituzionali devono essere tutelati tutti. Io lo dicevo ieri, e concludo, a un convegno
a Siracusa, organizzato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, sul rapporto tra l'intervento di protezione civile e la giustizia penale in particolare. Un rapporto molto difficile, molto complicato nel corso degli anni, e noi ne sappiamo qualcosa qui in Abruzzo. Il tema L'Aquila è stato evocato più volte, si è fatto un lavoro preziosissimo di fronte a magistrati autorevoli, a docenti universitari. Dentro quel tema vi è quello della comunicazione, del modo attraverso il quale le autorità di protezione civile, a partire dai sindaci fino al capo dipartimento, comunicano gli elementi di rischio, la previsione, le misure di prevenzione ai cittadini italiani, un tema delicatissimo, rilevantissimo per la vita dei cittadini. E dicevo che voi cittadini, noi tutti, dobbiamo reagire quando qualcuno si avventura verso l'attacco o comunque dubita della necessità di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura deve essere tutelata di più e meglio, non soltanto perché lo dice la Costituzione, e questo sarebbe sufficiente ovviamente, ma perché costituisce un interesse preciso dei cittadini. I cittadini hanno un interesse per la loro libertà, per i loro diritti ad avere magistrati autonomi e indipendenti, ma i magistrati a loro volta devono rifiutare una condizione di separatezza. Se ci sono due decisioni possibili, ugualmente legittime, che l'ordinamento mette a disposizione del magistrato inquirente o di quello giudicante, e se la scelta dell'una o dell'altra decisione è avvolta nel dubbio, bisogna scegliere la soluzione meno dannosa per i cittadini, con minore impatto sulla realtà economico-sociale e sui diritti individuali. Questo accade nella stragrande maggioranza dei casi, accade, ma può e deve accadere di più. No alla separatezza e no al gratuito garantismo. Io non sono un garantista che urla il garantismo, io sono intimamente convinto, e questo tema riguarda anche appunto quello della comunicazione, del rapporto tra giustizia e comunicazione, sono intimamente convinto che essere garantisti significa una cosa molto semplice: attuare, realizzare, inverare fino in fondo tutti i precetti della nostra bellissima Costituzione. Grazie. Grazie Giovanni Legnini, a questo punto grazie a tutti e un abbraccio ancora alla famiglia Cirillo. Buona giornata a tutti.